Sorella Armentano, andiamo a scoprire le novità sulle passerelle di Alta Roma. L'arte della moda passa anche attraverso i tatuaggi. Vediamo. Abiti rosa che suggeriscono ninfee, outfit dalle linee pulite e definite. È un incontro di idee, culture ed etnie. La collezione di Sabrina Persechino, la stilista, guardando all'Expo, si è infatti ispirata ai suoi celebri padiglioni, il Crystal Palace, la Tour Eiffel e il Palazzo Italia. E tra Fusion e Coesione, l'ingresso per la prima volta tra gli eventi collaterali della Fashion Week del tatuaggio, inteso come simbolo di ricercatezza ed espressione di arte contemporanea. A presentare le sue creazioni Marco Manzo, Romano 50, i premi nazionali e ottenuti, docente nonché precursore del cosiddetto stile ornamentale. In questa collezione abbiamo cercato di fare dei tatuaggi che ricordano molto il pizzo, il mandala, chandelier, e quindi un qualcosa che è abbastanza vicino al mondo della moda. Suggestioni africane per Raliza Kem, che porta nei suoi abiti i ricordi dell'infanzia, passata a Nairobi e Mombasa. Nelle stampe citazioni della savana, colori che attingono al turchese dell'Oceano Indiano o all'intensità delle bougainville, mentre l'abito da sposa è illuminato da cristalli trasparenti e elaborato seguendo i tradizionali decori realizzati in Kenya dagli ebanisti, è bianco come le nude del Kilimangiaro. È tutto, il TGR Lazio torna alle 23:35 circa. Domani mattina, vi ricordo, alle 7 c'è Buongiorno Italia, alle 7:30 Buongiorno Regione. Grazie per averci seguito e buona serata.